I problemi della città possono attendere. Seduta dedicata al question time sciolta nel giro di un'ora. Il tempo di uno scontro tra Realtà Italia e l'assessore all'ambiente Maugeri sulla raccolta differenziata con un centro-sinistra insorto sulla procedura di intervento del partito di maggioranza. Quanto basta per lasciare i banchi a chiedere per voce di De Santis la verifica del numero legale, che ovviamente non c'è. Ad accendere la miccia la richiesta di Ladisa di anticipare il suo intervento di carattere politico, chiarisce, prima di dare il via al question time. Espone mini contenitori per plastica, carta e vetro per contestare all'assessore il flop della raccolta differenziata aumentata del 10% in 10 anni di governo per dedicarsi alle orme dei dinosauri, con tanto di animale preistorico in miniatura. Ben accetto dall'assessore, che tuttavia replica a muso duro. Ad oggi la raccolta differenziate al 25,5%, ma entro giugno aumenterà del 5%. Il problema riguarda l'umido, che sversiamo in impianti non nostri con costi esosi, ma di cui il Comune si doterà a breve. Il progetto andrà in gara la prossima settimana, a disposizione 11 milioni di euro ministeriali. Lo scontro finisce qui, ma non le proteste del centro-sinistra per un'interrogazione in piena regola, che di politico non aveva nulla, dicono. Procedura impropria, imbrogli di basso profilo, urla qualcuno. Si invoca l'apertura della discussione, negata però dal Presidente del Consiglio. Il centro-sinistra decide di far cadere il numero legale, riuscendo anche a far passare in secondo piano la perdita di un altro tassello nella maggioranza, il passaggio di Frivoli dei Democratici Cristiani all'opposizione, la risposta dopo 7 mesi di silenzio all'uscita dalla Giunta di Franco Albore.